C'è il verde, vedi? Sotto c'è aria di verde. Comunque alla fine gli sbocchi di lavoro, mazza sembra un cadavere, gli sbocchi di lavoro sono sempre quelli. Io mi ricordo uno dei primi lavori che ho trovato era fare fumetti, solo che erano fumetti orrendi quelli che erano capitati. Allora, io ero capitato in questo laboratorio nel quale facevano, c'era un mercato quando ero giovane io, c'erano questi fumi, i fumetti sexy, Isabella, quel tipo di... No, orrendi, proprio perché erano proprio orrendi. Oltretutto... Proprio per andare, perché bisognava andare di corsa, ma di corsa in una maniera allucinante, ti facevano lavorare con l'ingranditore e quando andava bene con i fotoromanzi, quando andava male con certe riviste che venivano dai paesi scandinavi, perché qui erano proibite. E c'era un mercato pazzesco. Io ho resistito poco, un po' perché a un certo punto mi sono reso conto che mi stavo giocando la mano, che a furia di disegnare con ricalcando con l'ingranditore,
Non riuscivo più a disegnare, davvero. Per cui mollai abbastanza presto. Però Per oggi ok, domani continuiamo.